RVE Start. Molto bene, buonasera a tutti gli amici all'ascolto di RVE, edizione sprint questa sera, nel senso che saremo velocissimi, sedicesima puntata, preme ovviamente il match della Vini Monteschiavo Banca Marche Iesi contro la Despar Perugia, e proprio di questo match parliamo con Harriet Wersching, per anni bandiera quando scendeva in campo ed ora ovviamente fa parte del management della società Iesina. Apriamo quindi una piccola parentesi, un paio di minuti per proprio raccontarle le ultime novità che precedono questo importantissimo match. Ma le novità non ce ne sono tantissime, nel senso che stiamo recuperando intanto a livello fisico Isabella Ziglio, che è stata operata e tutto è andato bene. Oggi è stata operata anche la Camegnarin e non abbiamo ancora notizie, e per il resto le altre 10 che sono in campo stasera sembrano che sono tutte sane, quindi credo che prometta di essere una bella partita. Quando si gioca in posticipo a volte si ha il vantaggio di conoscere i risultati dell'avversario, e questa settimana secondo me invece è tutto il contrario, perché si sa già che occorre assolutamente conquistare 3 punti per riagganciare la terza posizione in classifica. Ecco, pensi che qualcosa dal punto di vista psicologico possa condizionare le ragazze della Vini Monteschiavo? No, assolutamente, perché uno, stiamo guardando con un mezzo occhio diciamo verso la Coppa Italia e stiamo lavorando anche in base a quello. Poi è chiaro che noi non ci possiamo permettere di lasciare dei punti per strada, perché ne abbiamo perso a Santeramo, e se non avessimo perso quella partita lì saremmo anche noi secondi in classifica, perché ieri Bergamo ha fatto un 3-2, ha perso un punto con Cesena, quindi saremo già agganciati. Quindi per noi l'obiettivo comunque ogni partita è vincere, lasciare meno punti possibile, perché l'unica cosa che conta veramente, vorrei se possibile evitare il quarto posto per non beccare nelle semifinali dei playoff subito Pesaro, che appare veramente forte quest'anno. Bene, ringraziamo Harriet Wersching, la lasciamo ovviamente al suo lavoro e quindi tra breve scenderà sul parquet del Palatriccoli, ci congediamo da lei. Ricordiamo a proposito di Pesaro che eventualmente la Vini Monteschiavo dovesse vincere la semifinale, anzi pardon, i quarti di finale di Coppa Italia, del turno di Coppa Italia, incontrerebbe la vincente tra Scavolini e Conegliano, se non ricordo male, quindi ovviamente si potrebbe ripresentare questo. Ecco, in bocca al lupo a te e alle tue ragazze, quindi speriamo che dal campo questa sera arrivi una bella vittoria, in attesa che Gianluca Zenobi ci raggiunga qui nella nostra postazione. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, ricordiamo tutte le comunicazioni di servizio, ricordiamo intanto che questa settimana avremo le dirette da Roseto, giovedì prossimo ore 20:30, il giorno successivo avremo la diretta da per il match di Coppa Italia con Busto, e poi ovviamente eventualmente se la Vini Monteschiavo passa a settimana avremo ovviamente semifinale e magari anche la finale. Linea allo studio velocissimamente per la pubblicità, poi torneremo qua a parlare di basket con Gianluca Zenobi. Eccoci di nuovo in collegamento dalla sala stampa Marco Angelucci del Palasport Ezio Tricoli di Iesi. Ci ha raggiunto Gianluca Zenobi e con lui parleremo ovviamente delle ultimissime novità in casa Fileni BPA. Non abbiamo la possibilità questa sera, per i tempi strettissimi, di leggere sms e messaggi. Questo ovviamente non è un boicottaggio nei confronti dei nostri ascoltatori, ma proprio i tempi tecnici non ce lo consentono. Intanto Paolo Perlini sta predisponendo la postazione per la diretta del volley. Allora Gianluca, un fulmine a ciel sereno, anche se poi in realtà quando si perdono partite in questa maniera, no, il pubblico un attimino comincia a farsi un'idea di quello che può accadere e quello che poi è accaduto. Ecco, Andrea Zanchi non è più allenatore della Fileni BPA, ci sono novità in vista o per il momento ci fermiamo qui come notizie dell'ultima ora? No, Giancarlo, una decisione sofferta, purtroppo ineludibile. Abbiamo constatato con la società una totale assenza di serenità da parte della squadra, dell'ambiente. C'erano state appunto le incomprensioni tra la squadra e l'allenatore, che possono succedere. Abbiamo tentato in varie occasioni di ricomporre la situazione, peraltro quando la società si rende conto, in particolare chi ha la direzione tecnica, si rende conto che le incomprensioni non sono sanabili, deve purtroppo intervenire, e chi paga? Paga ovviamente l'allenatore, paga ovviamente in una situazione nella quale c'era una difficoltà oggettiva causata dall'assenza di Anthony Maestranzi, però abbiamo indubbiamente perso delle partite che vanno al di là diciamo dell'assenza del singolo giocatore. Abbiamo palesato delle lacune a livello tecnico e secondo me a livello proprio
di serenità ambientale. È una decisione che ogni direttore sportivo non vorrebbe mai prendere, perché è anche un po' una sconfitta. Però purtroppo quando ci vengono a mancare delle condizioni bisogna prendere una decisione. Detto questo, c'è un'assunzione ormai di responsabilità da parte di tutta la squadra. La guida tecnica è stata affidata a Luca Sciabocco, che è con noi da tanti anni, che riscuote, diciamo, la fiducia da parte di tutto lo staff tecnico, ma anche dell'ambiente della squadra in particolare, e quindi noi riteniamo di aver fatto una soluzione, di aver scelto una soluzione che ci consente di rasserenare l'ambiente e di guardare con fiducia al futuro. La domanda che sorge spontanea è questa, in sostanza: se la partita di Brindisi è stata decisiva in tal senso, o se questo malessere che magari si è constatato c'era da qualche settimana, in sostanza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, o si poteva comunque arrivare a questa decisione magari nelle prossime settimane. Qual è la tua impressione in tal senso? Ma la mia valutazione è che ovviamente non è che una sola partita può decidere per quanto importante la decisione che abbiamo preso. Diciamo che è una decisione che purtroppo abbiamo soppesato e che interviene al termine di una valutazione che è stata fatta dalla società e dalla direzione tecnica proprio in relazione alla situazione ambientale che si era venuta a creare, che secondo noi non consentiva un utile proseguimento del rapporto. Ecco, ora ci sarà indubbiamente da lavorare anche, non sappiamo chi sarà il nuovo allenatore, credo che abbiate già dei contatti, o si farà la scelta eventualmente di lanciare Sciabocco fino al termine del campionato, se avete già deciso qualcosa, se avete in mente, ecco, se c'è anche la possibilità di anticipare qualcosa, non lo so ancora se avete già preso decisioni definitive. Noi abbiamo ritenuto di affidare la panchina a Luca Sciabocco, che si è dimostrato molto contento della fiducia che è stata accordata. Noi abbiamo pensato, ovviamente lui avrà la collaborazione di Marco Pesaresi, del nostro assistant coach Pesaresi, e anche di Alberto Rossini, che ovviamente in prima persona sarà poi anche un aiuto importante in termini di personalità e di carisma per il nostro capoallenatore, per il vice appunto. Quindi abbiamo ritenuto di dare anche una maggiore visibilità a Luca in questo senso all'interno dello staff tecnico, fermo restando che la direzione della squadra è di Luca Sciabocco. Bene, per quanto riguarda la squadra, ovviamente la risposta l'hai data precedentemente. La via più breve di solito, no, è prendere un provvedimento doloroso come questo, perché ovviamente nessuno ha mai dubitato della serietà e della professionalità di Andrea Zanchi, lo hai sottolineato tu, però qualcosa in seno alla squadra comunque non funzionava, diciamo che l'alibi Maestranzi, no, stava sempre più calando. Sabato io ho visto comunque diverse prove insufficienti, ecco, adesso se vogliamo fare nomi li facciamo, li posso fare anch'io, nel senso che forse non spetta a te, no, fare valutazioni tecniche, però un Caffi riconoscibile che è deleterio per la squadra commettendo falli in continuazione, più il tempo che passa in panchina che in campo, l'ultima azione tutti si nascondono dietro ai blocchi e deve ricevere Maggioli a centrocampo e il lungo si sa in quella posizione non può ricevere palla in un'azione decisiva, rischiamo un'infrazione di 5 secondi. Insomma, io credo che comunque, ecco, sabato la squadra sia andata alla deriva, no? Speriamo a questo punto, ecco, che il cambio di manico, come si dice, porti qualche risultato, perché altrimenti, no, non posso pensare che si debba anche andare a mettere le mani sulla squadra e cambiare qualcosa, perché penso che il budget forse, no, a questo punto non lo permetta. Ma io in principio ritengo che la squadra sia una buona squadra, come ho già detto in altre occasioni. La nostra squadra ha dimostrato nelle prime giornate di avere un grosso potenziale. È chiaro che dall'infortunio di Maestranzi noi non abbiamo saputo più adeguarci alla nuova situazione, quindi è una problematica, però detto questo, l'importanza dell'infortunio di Maestranzi poi non giustifica determinate gestioni, determinate partite che noi abbiamo perso, che sono state perse per errori di natura tecnica, che anche con o senza Maestranzi avremmo
a mio avviso portato a termine comunque con un risultato positivo. Quindi è una situazione, diciamo, nella quale dovevamo purtroppo intervenire, e siamo intervenuti nel momento, nel modo che ritenevamo diciamo opportuno, anche se come al solito paga sempre, no, poi alla fine paga l'allenatore che ha la conduzione tecnica, la responsabilità, ma quando ci sono queste situazioni noi abbiamo tentato di cercare di creare un clima sereno nell'ambiente, non ci siamo riusciti e quindi abbiamo ritenuto, ovviamente assumendoci le responsabilità del caso, di operare una scelta pur dolorosa, pur rischiosa, ma che a nostro avviso serve a dare un minimo di serenità all'ambiente. Noi ribadiamo che dobbiamo perseguire i nostri obiettivi e che quindi da questo momento in poi la squadra sarà completamente motivata. Io ho avuto modo di parlare oggi ai giocatori, di ricordare loro le responsabilità che assumono e che appunto mi auguro che già a Roseto di vedere un atteggiamento diverso. Non è possibile avere un atteggiamento non aggressivo. Io voglio vedere una squadra che assume, gioca come davvero Aurora Basket, una squadra aggressiva che va in campo, che si butta sui palloni, che gioca fino all'ultima palla per cercare di vincere la partita. Non voglio più vedere l'avversario che ci domina sui rimbalzi, sulle palle vaganti, su tutto quello che è l'aggressività e l'intensità nel gioco. Bene, a questo punto siamo davvero in chiusura, ringraziamo Gianluca Zenobi, ci scusiamo con i nostri radioascoltatori, ma ovviamente i tempi non ci consentono di andare avanti con RVE Studio Sport, perché tra breve dalla postazione della tribuna stampa del Palatricolo la parola passerà a Paolo Perlini, che ovviamente commenterà questo importante match tra la Vini Monteschiavo Banca Marche, Iesi e la Despar Perugia. Gianluca Zenobi è stato più che esauriente, ovviamente. In un momento difficile come questo si è messo a sedere sulla graticola, cioè è venuto qui a parlare a nome della società, perché in questi momenti, no, magari non tutti se la sentirebbero, però giustamente si è preso la sua responsabilità come dirigente dell'Aurora Basket e ha spiegato ai nostri radioascoltatori, a chi ci ascolta, i motivi di questa decisione. Vedremo poi, il tempo parlerà, se la decisione è stata giusta o meno. Noi ci auguriamo tutti per il bene dell'Aurora che sia così. Siamo in chiusura, ricordiamo, prima di cedere definitivamente dalla nostra postazione della sala stampa Marco Angelucci, di cedere definitivamente la linea ad Andrea Valeri per affrettare i tempi. Ricordiamo le prossime dirette, a parte quella che andrà in onda tra qualche minuto. Giovedì prossimo ore 20:30 da Roseto degli Abruzzi il match della Fileni BPA. Il giorno successivo, venerdì 6 alle 18:30, in campo la Vini Monteschiavo Banca Marche Iesi contro la formazione di Busto Arsizio per la Coppa Italia, eventuale semifinale sabato 7 alle 16:15, eventuale finale domenica 8 alle 16:15. Ricordiamo inoltre che domenica prossima si chiuderà questa intensa settimana per volley e basket con il match tra la Fineli BPS Oresina qui al Palatricoli ore 20. Scusate, è davvero tutto, noi ci congediamo dalla sala stampa Marco Angelucci per questa 16ª puntata di RV Studio Sport. L'appuntamento per quanto ci riguarda è per lunedì 9 febbraio. Ricordo anche che questa trasmissione verrà riproposta domani sul sito internet www.vallesina.tv. RV Sport.